Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da... Ciao. Ciao Fabrizio e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Ciao Loris. Ciao, è un onore essere qui oggi con voi. E ovviamente bentornato anche Franco Gallo. Ciao Fabrizio, buona serata. Settimana difficile, domenica molto difficile, da chi cominciamo? Da Loris intanto. Quando si vince anche una strada lunghissima di ritorno diventa una strada quasi leggera, quando si perde quei chilometri non finiscono mai. Purtroppo quando si perde la strada non è mai semplice, alla fine anche quando si vince il pericolo è lì, sempre dietro l'angolo, però la forza di una squadra sta lì nel cercare di rialzare la testa e provare a fare sì che queste sconfitte ci servano da lezione per cominciare a cercare di vincere il più possibile. Domenica difficile, Loris, con quale animo avete giocato questa partita? Tantissimi compagni indisponibili, avete stretto i denti, avete fatto anche un buon primo tempo, tra un po' vedremo anche le immagini, poi alcuni episodi vi hanno condizionato sicuramente, però forse non si poteva dare di più in quelle condizioni. Guarda, per quanto riguarda l'impegno messo in campo, senza ombra di dubbio è stato il massimo che potevamo metterci. Certo, poi le varie assenze ci hanno condizionato, i vari infortuni, i vari acciacchi, poi ricordiamo anche durante il primo tempo un infortunio, però guarda, ti posso dire che l'impegno della squadra è stato massimale. Certo, poi il risultato non ci ha premiato, ma come hai detto tu prima, con 7 under purtroppo c'è ancora troppo da lavorare. Franco, ti vedo già titubante prima di mentre sentivi già Loris, ci sono tante cose da dire, ovviamente proviamo a approfondirle appunto sotto. Io sono francamente un po' diciamo così in difficoltà ad affrontare con voi questa puntata. Perché ne avevamo già parlato lunedì scorso, no? Dell'emergenza. Più che altro perché so che dobbiamo parlare del Gela, ma ho la certezza che non parleremo del Gela, nel senso che non parleremo molto di calcio. No, più che non parleremo di calcio, possiamo pure parlare di calcio, ma non parleremo del Gela, cioè nel senso che al centro della discussione stasera non può esserci il Gela, c'è un'altra squadra, che è una squadra molto più vicina alla formazione juniores che il Gela avrebbe dovuto approntare quest'anno. Quindi mi trovo in difficoltà perché mi rendo conto che dovremo parlare del Gela senza doverlo fare, sembra un paradosso ma è così, cioè a me piacerebbe parlare del Gela, cioè della squadra costruita quest'estate per cercare di aggredire il campionato, che magari torna dalla campagna con una sconfitta, e analizziamo il perché la squadra costruita quest'estate per vincere il campionato perde col Portici. Di quello mi sarebbe piaciuto parlare. Invece dobbiamo parlare di che cosa? Della Croce Rossa che ancora una volta è stata impallinata dalle decisioni arbitrali, dalla sfortuna, dagli infortuni, dalle squalifiche, cioè. E dobbiamo parlare praticamente di una formazione che è ridotta a brandelli e... Che fai? Ci butti sopra anche il carico? Cioè, io, ripeto, sono in difficoltà perché non posso parlare del Gela, devo parlare di un'altra storia, di un'altra cosa, di un'altra squadra, con tutto il rispetto per Loris, che è il nostro ospite, non è quello di Portici o quello di Mugnano, il Gela del quale io vorrei parlare. Quello di ieri è una squadra della quale dobbiamo, come dire, contare i cocci. Cosa è rimasto per terra di questo vaso che si è rotto? E anche in prospettiva cosa è rimasto? Anche in prospettiva, cioè in vista Cittanova. Guarda, non solo in vista Cittanova, perché io credo che stia succedendo qualcosa i cui reverberi non si fermano alla prossima tappa del campionato. Perché se c'è una squadra, io la settimana scorsa arrabbiandomi anche con il direttore sportivo che era ospite, dicevo non è possibile che ci sia un'epidemia di infortuni muscolari. Le epidemie sono per altro tipo di problemi fisici, ma non per i problemi muscolari. Il Gela ha in realtà quest'anno messo in piedi una casistica che non esisteva da nessun'altra parte al mondo, anzi in un solo caso è esistita qualche anno fa, nel caso del Catania, dell'allora mitico Ventrone. Ecco, il Gela ha rimesso in piedi questa casistica unica nel suo genere, cioè le epidemie degli infortuni muscolari. Questa è una squadra che ha praticamente 7-8 giocatori infortunati
altri che ufficialmente non lo sono, ma che sono praticamente con la fibra muscolare a pezzi, cioè giocatori che si infortunano perché fanno un cross, giocatori che si infortunano appena fanno uno scatto, giocatori che si infortunano appena fanno... Cioè, questo non è più normale, quindi di cosa dobbiamo parlare? Della sconfitta di Portici, Fabrizio, della prossima gara di Cittanova? Ma se ne vuoi parlare tu, parlane. Io con quel tipo di Gela non mi va di parlare delle partite, di cosa può fare il Gela, di cosa ha fatto il Troina, delle immagini della Nocerina. Ma che me ne frega a me della Nocerina, del Troina e degli altri, quando noi abbiamo una squadra ridotta ai minimi termini per problemi che sono a questo punto assolutamente inspiegabili e inaccettabili. O forse sono spiegabili ma rimangono inaccettabili. Chiaro, mi pare che a noi risulti anche il fatto che la società non stia a guardare quanto sta accadendo, perché insomma ci risulta che qualcosa potrebbe anche accadere nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Perché fino a quando non giocherà, pure non saranno costretti a convocare il presidente Mendola, forse allora saremo arrivati al punto di dire. Cerchiamo di essere chiari: sì, rischia veramente il preparatore atletico? È lui il responsabile di quanto sta accadendo? Ma penso proprio di sì, che rischi, ma credo che ormai sia inevitabile. Io credo che è una decisione che doveva essere presa tempo fa e non adesso, dopo che si è toccato il fondo, perché il Gela sta vivendo un vero e proprio incubo. È drammatica la situazione che si sta vivendo in casa Gela, perché ieri, al di là delle sei assenze, ne possiamo contare una settima, perché Cuomo dopo 27 minuti è dovuto uscire. Ricordiamo che anche Roccella era anche a rischio contro Cuomo, non era al meglio, tant'è che dopo l'uscita di Bruno è entrato Tomaino, cioè un altro under. Una situazione anche veramente... Brugaletta era anche molto a rischio, e chi ha giocato ha giocato rischiando molto. Chi ha giocato non era nel pieno della forma, in a fare certo numero. Chi ha giocato e chi è stato in campo non era al meglio della forma. Mi riferisco a Bruno, a Tormino, a Brugaletta, ma anche allo stesso Marinali, perché comunque tornava da un lungo infortunio, per cui è ovvio che devono essere inevitabilmente prese dei provvedimenti da parte della società, perché non è una situazione normale. Cioè è una squadra che in queste ultime tre partite in particolare non possiamo parlare di sfide probanti, perché non attestano assolutamente il valore reale di questa squadra. Se poi mettiamo le squalifiche, il carico da 90 degli arbitri, il cui lavoro diciamo non è stato proprio indiscutibile, mi riferisco sia alla partita di mercoledì contro la Vibonese che quella di ieri contro il Portici, tutto diciamo che aumenta ancora la drammaticità della situazione che si sta vivendo in casa Gela. Bisogna dare sicuramente una svolta, un provvedimento deve essere preso, perché bisogna cambiare, cioè peggio di così credo che non si possa fare. Qualcuno ci ha già chiesto in queste ore, in questi ultimi giorni, se il Gela, in vista della finestra di mercato di dicembre, come si dice in questi casi, lascia o raddoppia, ecco, all-in, oppure ridimensiona, oppure mantiene quello che ha. A noi quel che risulta, chiedo anche conforto ai nostri colleghi qui in studio, so che il Gela invece non vuole assolutamente mollare questo campionato, perché si è resa conto evidentemente la società, lo staff tecnico, che è un campionato aggredibile, abbordabile, anche se il Troina continua a volare, continua a vincere a più non posso. Le immagini hanno testimoniato per oggi che anche ieri ha sofferto moltissimo, però ha vinto, quindi c'è poco da dire. Un gol del Soto di Hop ha consegnato tre punti alla formazione del Troina, della capolista, ma la San Gallatese aveva avuto tantissime occasioni, questo per dire che ci sono ancora tante gare e tutto è in discussione. Quindi a noi risulta che invece il Gela non vuole assolutamente mollare, tant'è che già forse prima dell'apertura del mercato qualche giocatore potrebbe già arrivare ed allenarsi con il Gela. Non parliamo di giocatore di primo pelo, giovane, ma parliamo di giocatore di grandissima esperienza anche in categorie superiori. Quindi questa notizia, che secondo me dimostra che il Gela assolutamente non ha intenzione di abdicare alla zona playoff. Ascolta, detta così, sembrerebbe che il Gela deve tornare sul mercato perché gli acquisti di quest'estate sono stati fallimentari. Il problema non è che sono stati fallimentari gli acquisti, Fabrizio. Il problema è che tu ora compri, che ne so, i migliori giocatori della Serie A, li porti qua e dopo tre giorni sono tutti con problemi muscolari. Che cosa hai combinato? Cioè non è che possiamo mettere in discussione Gallon, ma tu l'hai visto Gallon giocare? Due partite, tre gol. Ma tu vuoi mettere in discussione Cosenza? È un giocatore che nelle 3-4 partite in cui ha giocato ha dimostrato di essere di categoria persino superiore. Se poi è stato quasi tutto il tempo in infermeria, ma tu vuoi mettere in discussione Alma? Ma tu vuoi mettere in discussione Bonaffini? Ma tu vuoi mettere in discussione... Cioè il problema qua non è che sono i giocatori che devi andare a prendere perché quelli che hai non vanno bene. Il problema è che quelli che hai non li hai potuti utilizzare. Tu hai praticamente preso il girone di andata e lo hai regalato agli avversari.
Perché poi tu mi parli del Troina e mi devi fare ripetere cose che io ho già detto. Giocano sempre gli stessi. Dopo due giornate di campionato. Cioè oggi il Troina ha perso una sola partita. E gioca sempre. Ti devo ricordare con chi l'ha persa? Con il Gela. L'ha persa con un Gela che in quell'occasione mancava di un solo giocatore. Quindi quando il Gela è stato in una condizione semi-normale, cioè se l'è giocata con tutti e ha vinto persino l'unica gara che il Troina ha perso, l'ha vinta il Gela in casa del Troina. Quindi il problema non è che... questa cosa della finestra invernale del mercato che sembra la panacea di tutti i mali, ma il Gela non è che bisogna, ma è indispensabile, avrebbe bisogno che quelli che ha stiano bene, ma siccome non stanno bene, siccome ma ho capito, ma ne prendi altri per farli poi fare che cosa, cioè voglio dire, Gallone penso, mica stava male quando l'hai preso, penso la società non sia così ingenua da voler prendere il giocatore tanto per prendere, ma per fare, ma siamo arrivati al 27 di novembre, domani ne abbiamo 28 e prima ancora che del mercato stiamo ancora parlando di un problema che è irrisolto, perché il problema di tutti questi infortunati, quando l'ho detto qualcuno si è un po' arrabbiato, persino il direttore, se ti ricordi, quando ho detto qua c'è un problema di giocatori che si infortunano per problemi muscolari, rientrano e ricadono negli stessi infortuni, e sembrava che fosse una cosa un po' offensiva. In realtà Cuomo di che cosa si è infortunato? Dello stesso identico infortunio del primo. Gallone, identico. Alma, che cosa? Cioè, voglio dire, Bonaffini, cosa? Non è che stiamo parlando di infortuni, ci hanno avuto un contratto. Io posso capire, ieri De Luca si è rotto il setto nasale per uno scontro fortuito, abbiamo convinto la vuoi prendere, ma lì va bene, ma gli altri sono tutti infortuni muscolari con ricadute. E la cosa che mi fa veramente incazzare non è tanto l'infortunio, Fabrizio, è che clinicamente tu recuperi il giocatore in pieno e dopo tre giorni di allenamento te lo ritrovi di nuovo con lo stesso infortunio di prima. Allora, se è clinicamente guarito, non può ricadere nello stesso infortunio tre giorni dopo. Ma qua non è che ci vuole, voglio dire, il professore Mertens per dirci che c'è un problema. Tra l'altro vi chiedono, sì. Marco Barberi, chiedono a Chiara ma anche a Franco, se secondo voi anche l'inesperienza dal punto di vista societario della nuova dirigenza può aver influito su magari un mancato controllo nello staff. Certo tecnico. Che sì, non è che questa è una domanda alla quale per rispondere ci vuole la bacchetta. Non è che la prende con Marco Barberi. È chiaro che c'è un po' di inesperienza, ma quella si paga, però voglio dire fino a un certo punto, non è che la puoi pagare all'infinito. Chiara? Sì. Sicuramente l'inesperienza c'è, sicuramente dopo, non dico l'infortunio di Gallon, ma quello di Moi, dovevano essere prese delle decisioni già quindi 2 mesi fa. Il problema, allora, io credo una cosa, per quanto riguarda la preparazione atletica, perché io credo a questo punto che sia chiaro, il problema sia questo, io non dico che in linea generale, in linea di massima, sia sbagliata la metodologia, ma evidentemente alla luce di quello che sta succedendo non è confacente con i giocatori che ha a disposizione questa squadra, quindi bisognerebbe cambiare metodologia. Quando tu parli di correre ai ripari con il mercato di dicembre, io sono d'accordo, ma non perché questi giocatori non sono all'altezza, ma perché evidentemente, anche se si cambia registro, e per cambiare registro significa rifondare lo staff medico in particolare, ma perché questi giocatori non è che si sono infortunati, non è che dall'oggi al domani improvvisamente ritorneranno ad avere una condizione ottimale, e per cui ci vuole necessariamente qualcuno che li sostituisca, cosa che invece ieri non c'era, contro la Vibonese non c'era, però... contro il Palazzolo non c'era, cioè il Gela, ricordiamoci che nelle ultime settimane ha dovuto giocare con tanti under, molti presi dalla Juniores, per cui è ovvio che bisogna operare nel mercato di dicembre, ed è anche vero che bisogna cambiare registro. No, ma io non vorrei contraddirvi, sono d'accordo ripeto, con voi la colpa in parte. Non è di questi giocatori. Io sono d'accordo con Franco quando dice non è stato fatto un mercato estivo sbagliato perché i giocatori non si sono dimostrati all'altezza. Il problema è che noi non abbiamo avuto modo di vedere questi ragazzi all'opera, perché per un motivo o per un altro, una settimana dopo l'altra, è mancato un elemento fondamentale o più elementi fondamentali o addirittura 6 elementi fondamentali. Ma guarda, ti dico persino di più. Ti dico persino squadra. Di più, e qua vorrei anche l'ausilio e il conforto di Loris. Cioè questi ragazzi, cioè uno parla, andiamo sul mercato, andiamo a prendere giocatori per metterli al posto di chi? Per mettere al posto di gente come Brugoletto e Cuomo, che ieri hanno rischiato seriamente di fermarsi per non so quanto tempo, sapendo che avevano un problema fisico e sapendo che la squadra era in grande difficoltà, hanno detto al loro mister, noi non ci sentiamo bene, ma comunque scendiamo ugualmente in campo a rischio e pericolo nostro, che se dopodomani si apre il mercato e ci rompiamo,
noi perdiamo il lavoro, nessuno ci viene a prendere, siamo praticamente a spasso, ma lo vogliamo dire che questi ragazzi sono encomiabili? E noi parliamo di mercato e parliamo di altri giocatori, ma cerchiamo di fare altro, cerchiamo veramente di mettere i correttivi lì dove bisogna metterli, perché il problema non è andare a prendere rinforzi, è mettere a posto questi giocatori fisicamente. Però io vorrei anche sottolinearvi che ieri mancavano gli infortunati, ma mancavano anche tre squalificati, quindi un cambiato così lungo, una rosa ampia serve, perché Romano, non per Contrantini. Ma se non hai sette assenti, tre squalificati li puoi pure metabolizzare. Ma ce li hai però, Franco, no, io non posso, scusate, io non posso dimenticare lo scorso anno la Leonzo che vinse il campionato, a un certo punto a dicembre, a gennaio... Ho capito, tu ce l'hai a Leonardi? Con le disponibilità economiche delle nostre, se ce l'hai bene, ma se no io non posso chiedere a Mendola di sostituirsi a Leonardo. È l'altro discorso, no? È il discorso, no, non è un altro discorso. Perché se tu ce l'hai il Nababbo, bene, ma se non ce l'hai, che fai? Perché Romano già a settembre disse: non ho una rosa completa per fare un certo tipo di campionato. Noi possiamo fare bene, come il Gela sta facendo bene, perché il Gela è nel gruppone. Pensate che con un punto in tre partite il Gela è ancora in zona playoff, insomma è lì, è quarto, quinto, sesto, ma insomma ha un punto, due punti, tre punti al secondo posto, insomma è lì con un punto in tre partite, significa che male non ha fatto. Però, ripeto, se vuoi fare qualcosa di più di questo quarto, quinto, sesto posto, non puoi avere 18-20 giocatori contati, hai bisogno di avere una rosa ampia, anche con il rischio che la domenica mandi qualcuno in tribuna. Succede, se vuoi essere ambizioso. Se non vuoi essere ambizioso, devi pregare che, come non si faccia male, Brugatti non si faccia male, poi non venga squalificato per 10 giornate, Buonanno non si tolga la maglia e poi vada a protestare. È così, Franco. Non puoi pensare di giocare un campionato con 20 giocatori. Ma il problema è Cosenza e Buonanno che prendono una giornata di squalifica? Il problema è che c'hai 7 giocatori infortunati, Fabrizio. Ma stai scherzando? Trovami una squadra dalla Serie A alla quarta categoria ha contemporaneamente 9 giocatori in infermeria per problemi muscolari. Se me la trovi, ti dico vabbè. Ma trovami anche una squadra che però una giornata ha 3 giocatori squalificati contemporaneamente. Il Gela li ha avuti. Ho capito, anche ma può capitare una giornata in 30 di averne 3 squalificati. Ma se tu ne hai su 14, 13 giornate 8 giocatori infortunati, non è normale. Non sempre 8. Non sempre 8, magari 6, magari 5, magari 7, però voglio dire. Sicuramente gli squalificati hanno aumentato una condizione. E come no? Ma per ieri, per una giornata. Ieri è stata l'unica volta in cui abbiamo avuto 3 giocatori e non è normale, ci mancherebbe altro. Sì. Ma un giocatore che ti becca una giornata per somme di ammonizioni, lo vuoi crocifiggere? Però Franco, anche giocatore di esperienza come Cosenza, sapendo di essere diffidato, non poteva stare più attento, non c'è il colpo dell'arbitro. Magari protestava di meno, se rifletteva un attimo. Lo so che nell'agone agonistico uno magari poi non ci pensa un momento, però sai che la squadra è in difficoltà, gli uomini contati. Mi dispiace, non nel caso di Buonanno non me la sento di addossare responsabilità su Cosenza, proprio no. Perché Cosenza ha subito palle e non mi ricordo ancora nemmeno, non ho capito più che non mi ricordo il motivo per cui l'ha ammonito. La protesta, credo per protesta. Aveva subito un fallo, ha protestato e l'arbitro l'ha ammonito. Non so che protesta sia stata, però voglio dire, un'ammonizione al quinto minuto del primo tempo per una protesta per un fallo subito, mi pare. Messaggi, Chiara. Riusciamo a leggere, sono tantissimi come al solito. Dunque, ce la facciamo? Iniziamo da a scuola da Rocco Di Stefano, che dice: via il preparatore, a mio avviso è incompetente. E poi una domanda per Franco Gallo: non creda che il Gela paghi che ancora siamo quasi alla fine del girone di andata e questa squadra non ha un'identità vera e propria? E ci credo, come la deve avere? Al momento di adesso, in cui il Gela ha tanti infortunati, ma anche quando eravamo al completo. Assolutamente. Aspetta, no, ho già risposto. Il Gela completo non mai. Non l'ho mai visto. Però ho già risposto dicendo che il Gela, pur non essendo al completo, aveva un giocatore assente, è andato a vincere a Troina. Quindi all'amico che ci scrive, cosa vuoi che gli debbo dire? Cosa gli devo rispondere? Il Troina ha vinto tutte le altre partite tranne una, che ha perso in casa, con il Gela, che aveva una squadra quasi al completo. Debbo aggiungere altro? Non mi pare. Sì, anche Tatino Bentivegna dice che forse la preparazione atletica è stata impostata male, non mi ricordo mai una serie di infortunati a catena come quest'anno, non sarebbe opportuno cambiare preparazione atletica visto la condizione attuale della squadra? La domanda, cioè la risposta è sì. Fabio Diventra. C'è chi dice anche via il mister, non è un vincente, dice Emanuele Ciaramella. Con questo non sono d'accordo, perché io non posso giudicare un allenatore, in questo caso Pippo Romano, che non ha mai avuto a disposizione tutti gli effettivi. Cioè, nel momento in cui li avrà, se mai li avrà, allora potremmo arrivare lo abbiamo alle sempre giuste, detto alle Romano va giudicato tecnicamente quando la squadra è al completo. Dategli 2-3 partite con, non dico forse, 20 giocatori, dategli almeno 15, sì. 15 e là si giudica allenatore, ma non quando deve schierare Bruno, centrocampista offensivo, attaccante. Ieri
Angelo, esterno alto, Angelo, ha sempre fatto il terzino sinistro. Se posso, vorrei assolutamente sì. Un attimo ai discorsi. Ti abbiamo quasi messo da parte perché siamo nel lagone della discussione. Nel lagone agonistico, come hai detto poco fa. Per quanto riguarda gli infortunati o comunque le critiche per quanto riguarda il preparatore atletico, secondo me è troppo facile addossare la colpa a una singola persona e soprattutto perché sono mirate, cioè se noi andiamo a affrontare il problema vediamo che abbiamo un sacco di infortunati e questo è un dato di fatto. Il problema però è che non si parla mai di fattori esterni come ad esempio le pessime condizioni del campo, perché sembra una stupidaggine ma le pessime condizioni del campo favoriscono gli infortuni. Infatti questo può spiegare benissimo come clinicamente i giocatori sono pronti per poter giocare e allenandosi sempre nello stesso terreno che da cui noi da tempo ci lamentiamo che purtroppo non è nelle migliori condizioni, soprattutto per le zolle. Mi posso sommessamente trovare non d'accordo con te? Ma dico sommessamente, noi abbiamo fatto campionati di Serie D a Iosa e anche un campionato di C2 sulla spiaggia, cioè non sulla terra battuta, sulla spiaggia. E noi tutti questi infortunati non li abbiamo avuti. Però guarda, io ti dico che onestamente è il primo anno ci sono squadre in Lega Pro Loris che non hanno campo e si vanno allenando dove trovano un campo di fortuna. Ma anche nella stessa Serie D ci sono tutti questi giocatori infortunati. Io non ci ho giocato al Vincenzo Presti, quindi non so se è veramente così drammatico, però adesso dare le colpe al fondo campo, che magari in una minima percentuale potrà avere pure le sue responsabilità, però Loris, un lazzaretto non può essere colpa del fondo campo. Io ti dico una cosa, quando noi abbiamo cominciato la preparazione, e io non sto dicendo che la colpa è del preparatore atletico o del massaggiatore o del medico sociale o dello staff medico, è chiaro che però ci deve essere qualcuno che deve andarmi a dire: ascolta, qua è chiaro che c'è un problema, dobbiamo affrontarlo, ma non si può alla fine del giorno di andata ancora stare lì a pensare che cosa può essere e tiriamo fuori il fondo campo per non individuare le responsabilità da un punto di vista professionale. Guarda, Loris, non è il fondo campo il problema che avete. Noi abbiamo fatto la preparazione atletica sempre con lo stesso prof, c'erano giocatori fermi tutta l'estate, chi è che rientrava dagli infortuni, chi è che era fermo come me, e di lavori ne abbiamo fatti molto peggiori di quelli che facciamo adesso, anzi ora sono proprio minimi perché con il preparatore atletico, con il mister ci parliamo e ci diciamo che cosa può andare bene e cosa può andare male. Quindi io non penso sia da dire che la colpa deve essere addossata alla preparazione o quanto sia. Per me, ti ripeto, all'inizio dell'anno abbiamo fatto lavori molto peggiori di quelli che facciamo adesso e l'abbiamo fatti con tanta voglia e tranquillità, tanto che nessuno si è infortunato. Infatti all'inizio dell'anno noi eravamo una delle squadre favorite perché come vedevi anche nelle immagini e nelle partite andavamo il doppio degli avversari, ce ne accorgiamo, lo sappiamo, sì, sono dati di fatto. Vero. Poi piano piano cominciando dopo le settimane andate così, il gallone subito comincia a farsi male clinicamente, sta fermo 40 giorni con tanto di cure, programma seguito clinicamente a posto e poi rigioca e sullo stesso campo si fa male. Che cosa pretendiamo? Che la colpa è della preparazione? Allora cosa dobbiamo dire? Che Marco Cuomo, perché si è rifatto male allo stesso punto, è colpa della preparazione? Marco Cuomo no, è stato seguito, gli è stato dato un programma, clinicamente era a posto. Nello stesso campo, quando si va ad allenare e cominciamo a sentire gli avvallamenti, il sughero e tutte le cose di cui noi ricordiamo anche che l'abbiamo dovuto pettinare. Pettinare noi, che è stata una delle scene, credimi, vederlo comunque anche sui social e così, è stata una brutta scena, perché non avere manutenzione al Presti, che era uno dei stadi e manti erbosi migliori che c'era in circolazione in Sicilia, e vederlo pettinato da una smart con un cassone dietro mi sembra alquanto eccessivo. Con Bonaffini e chi di chimo sopra. Mi sembra un po' esagerato. Con il rischio di danneggiare ulteriormente il rettangolo di gioco. Diciamolo. Perché entrando con la smart in campo rischi di danneggiarlo ulteriormente. Non è quello il mezzo. Quindi è un problema del fondo del campo. Lì parliamoci chiaramente. Lì bisogna far parlare un tecnico, uno specializzato. Perché non è che io per risolvere un problema di uno che sta male lo opero io, che non so manco come si tiene in mano un bisturi, rischio di fare più danno. Infatti la società sta provvedendo per quanto deve fare. Il problema è che purtroppo noi ci alleniamo in un campo da gioco che non ci favorisce, le continue ricadute sono dovute al fatto che
non ci possiamo allenare al meglio, perché tra di noi parliamo, siamo tutti quanti una famiglia, compreso staff tecnico e direttore. Noi ci parliamo e diciamo: guarda, questo non va perché ci fa male, perfetto, cambiamo lavoro e facciamolo meno pesante, oppure facciamo di più. Però se noi clinicamente stiamo a posto e poi ci andiamo a riallenare e stiamo male, posso capire uno, due giocatori, ma su sette giocatori, tutti e sette clinicamente a posto, rientrano e si fanno tutti e sette male, non penso proprio che la colpa sia della preparazione atletica, perché noi siamo seguiti, siamo controllati, abbiamo tutte le cure possibili e immaginabili, però alla fine purtroppo questi sono i dati di fatto. Quando noi rientriamo e siamo clinicamente a posto, la colpa non può essere del fondo campo se si torna ad avere tutti gli stessi infortunati di nuovo. Lo ha di nuovo. Scritto però anche Antonio Famà, secondo lui, che è un calciatore, lo sapete, secondo me il fondo campo incide pure, probabilmente ha ragione, lo dice anche Antonio Famà, il fondo campo può incidere, ma può incidere, ma non credo che sia l'unica causa. Non mi voglio spingere a dare una percentuale, ma potrà incidere, ma non al 90%, come vorrebbe farmi credere loro. Sono campi peggiori in Serie A. Che accetto la sua difesa d'ufficio, perché è anche, come dire, encomiabile, però mi spiace, il campo avrà una percentuale che a mio avviso è ben sotto il 50%, ma ben sotto il 50%. Siccome sei molto felice e gioioso, Franco, vorrei farti delle immagini di ieri della partita. Vabbè, non le hai ancora viste, quindi sei entusiasta, non vedo l'ora di come vederle. Come no, facciamoci del male, dai. Fa parte anche di quello. Intanto la formazione iniziale, Franco, con Angelo Bruno schierato esterno alto. Quindi... Te l'ho detto, io sono in difficoltà a parlare del Gela che ha perso 3-0 a Portici. Perché pensa per che l'allenatore si lamentava che gli mancavano tre giocatori. Quello non è il Gela, questo non è il Gela, questo non può essere il Gela costruito per vincere il campionato. È una squadra che ha fatto benissimo a resistere un tempo e poi ha avuto, oltre quella formazione che hai fatto leggere tu, ripetiamo, Cuomo è uscito al 25esimo, Brugaletta non ce l'ha fatta per dopo 60 minuti, De Luca si è fratturato il naso ed è dovuto uscire, Bruno faceva l'esterno d'attacco, cioè è un'altra storia questa, Fabrizio, è un'altra cosa. Poi la vogliamo commentare, dedichiamoci il tempo che vuoi, però per me non ha senso. Eppure lo scorso anno a Pomigliano in condizioni simili. No, non scherziamo, quale condizioni simili, dai, non stare appresso. Guarda, a chi, questa è una bella a chi deve, per a chi deve cercare di pescare nel torbido, ti prego. Anche forse tu. Qua poteva fare meglio qua Dorato, Franco, nel colpo di testa. No, non l'ho vista perché stavo parlando con te, sinceramente non l'ho vista, ma non mi va di vedere queste immagini, cioè non sono lì a commentare l'azione. Le commento con Chiara allora. Sì, perché le che cosa vuoi con che sia? Comunque vedete, malgrado tutto, lo dico anche a Loris, il primo tempo molto equilibrato, zero occasione per il Portici, no? Qua c'è una tua traversa, Loris, palla colpita non proprio perfettamente, un po' sporca, ecco, nasce una sorta di tiro un po' arcuato e il portiere si salva colpendo anche la traversa, giusto? Sì. Il primo tempo, insomma, avete visto due occasioni per il Gela, malgrado tutto, malgrado Cuomo sia poi uscito, due occasioni per il Gela. Infatti, proprio per questo non penso sia un resistere un tempo alla squadra avversaria. Assolutamente. Ogni partita ha una propria storia e secondo me il fatto di resistere alla squadra per me è sbagliato. Che diceva l'arbitro qua? Franco, che diceva l'arbitro qua? Parlavi con l'arbitro prima primo tempo. Sì, parlavo con l'arbitro. No, l'arbitro è un caso a parte, lasciamo stare. Per me non si tratta di avere resistito, no, per me si tratta di essersela giocata a viso aperto con tutte le problematiche che noi possiamo avere. Fosse finita 1-0 alla fine potrei essere d'accordo con te, è finita 3-0, quindi vabbè, il resistere al primo, ho capito. Ricordiamo sempre che il primo rigore che ha dato c'era fallo su Raimondi e si è visto lungo un chilometro, poi l'arbitro, come abbiamo detto, ha voluto metterci la sua, tanto che infatti noi abbiamo chiesto perché non avesse dato l'espulsione al portiere e lui si è giustificato in una maniera abbastanza imbarazzante. Sai come l'ha aperta la trasmissione, Fabrizio? Non so se ti ricordi come l'ha aperta. L'ha aperta dicendo il Gela ha perso a Portici come era prevedibile visto come si era presentata in Campania. Quindi il discorso resistere è legato anche al fatto che tutti noi sapevamo che lì stava andando una squadra a brandelli ed è chiaro che quando ti dico resistere significa il primo tempo finisce 0-0, è già un gran bel risultato, è già un gran bel andare. Dopodiché finisce 3-0, tu mi dirai sì però con due rigori, sì col secondo dato al 51esimo, sì però con un Eurogol, e però voglio dire era quasi nelle cose, era persino scritto quasi nel destino che una squadra che parte così. Se tutti quanti dobbiamo partirci prevenuti a dire andiamo lì per cercare di prendere meno gol, a questo punto allora non sarebbe nemmeno giusto parlarne, perché non abbiamo di cosa parlarne. Noi andiamo lì per fare il risultato, che poi attenzione non ci siamo riusciti perché comunque anche dalle immagini si vede che non siamo stati abbastanza fortunati.
Però se tutti quanti dobbiamo partire dal presupposto che il Gela va lì con i cocci che è riuscita a tirar su, a rimediare e portarli lì in campagna, allora a questo punto non è nemmeno giusto parlarne, perché stiamo mettendo infatti sia, non ne vorrei nemmeno parlare, sia, stiamo mettendo sia in deficit la squadra più di quanto già non lo è, a questo punto Loris. Se non ci dobbiamo credere nemmeno noi, ma insomma, che siamo tifosi e giocatori del Gela, è inutile che noi allora continuiamo così. Ho capito, ma non è il Gela che deve andare ad aggredire il campionato, quello che si è presentato a Portici, capisci? È praticamente i resti del Gela, poi ognuno, voglio dire. Sì, ma questi resti del Gela fanno parte della formazione. Ho capito. Ma hai giocato con due giocatori infortunati, ma lo capisci o no? Hai giocato con due giocatori che in condizioni neanche normali, semi-normali, devono stare non in panchina, a Gela a curarsi. Tu te ne sei portati quattro, di cui due l'hai dovuto tenere tutti i 90 minuti in panchina, anche se giocavi 8 contro 11 non le potevi far entrare, che erano Lavardera e Roccella, e due li hai rischiati a rischio e pericolo loro. Compreso Trombino. E questo non è, cioè, per voi è normale. Compreso Trombino. No, fate i tifosi. Non è normale. Però Franco, stiamo tu, dicendo che chi ha appunto, giocato però se l'hai giocato. Appunto, ma ci mancherebbe altro, mica sto dicendo detto, che chi ha giocato è andato a parlare di vittima sacrificale. Tu hai detto che la squadra ha cercato di resistere al Portici, invece Marinali ha spiegato giustamente che la squadra non ha resistito alle avanzate del Portici, si è giocata la partita a viso aperto, poi per una serie di circostanze sfavorevoli, vuoi il calcio di rigore non segnalato al primo tempo in favore del Gela, vuoi l'uscita di Cuomo al 27esimo, vuoi il calcio di rigore poi invece visto al secondo tempo in favore del Portici, una serie di circostanze non hanno permesso al Gela di fare un risultato positivo, che il risultato positivo non significa vincere, pareggiare la partita, è stata persa la partita ma con dei giocatori che se la sono giocata fino alla fine. Vabbè, i resti del Gela per me hanno resistito fino alla fine del primo tempo, poi purtroppo è andato come è andata. Vabbè. Se finiva come nel primo tempo avremmo portato via un punto miracoloso. Esatto. Questo ve lo faccio vedere il gol, devo dire che però è un poi bel capisco gol, che la lingua italiana è una delle più difficili al mondo, però è un altro discorso. Fate vedere il gol di Pietro, questo però è un bel gol, qua non credo ci scende molto la difesa, certo la spizzicata. Guarda, io ti posso dire che su questo gol io ero vicino al guardaline, infatti se vedi dalle immagini indico il guardaline, che al momento del passaggio purtroppo non si vede, ma il giocatore era già avanti Costantino di almeno 2 metri. Infatti subito abbiamo chiamato il fuorigioco, io per primo, poi non si vede. E poi lui ha tirato al volo e ha fatto il gol della domenica, su questo sì. non ci si può fare nulla. Ma infatti io poi discutendo con l'arbitro gli ho detto è meglio che lo aiuti al guardaline, perché non l'ha nemmeno visto. Fa, no, lo so, ci penso io al guardaline. Sì, infatti, si è visto come c'è pensato. Però, guarda, ti dico, purtroppo è andata così, ma non mi pare, almeno a me anche da dentro la partita, non mi pare che il Portici abbia fatto chissà quale partita o che ci abbia sommerso di palle. Penso che ce la siamo giocati abbastanza bene, ogni occasioni però da ogni lato. Poi Loris, sono forse, gli episodi a decidere. Forse sono io che non mi spiego. Complimenti a chi ha giocato. Probabilmente, certamente, sì. Anzi. Va bene, certamente sono io che non mi spiego. Complimenti a chi ha giocato nel Gela, complimenti a chi ha lottato, complimenti in particolare a chi ha rischiato sulla propria pelle di giocare infortunato. Complimenti a tutti. Però non c'è dubbio che quello non è il Gela. Poi se voi mi volete convincere che discorso. È il discorso. Ma quello non è il Gela. Stiamo discutendo di chi ha giocato. Non abbiamo discusso che quello non è il Gela. Lo sappiamo che quello. Io ho esordito la puntata dicendo che le ultime 3 sfide in particolare non sono dei test probanti, perché non attestano il vero valore di questa squadra. Ma ieri la squadra che è scesa in campo, i giocatori che sono scesi in campo, non si sono tirati indietro. Ma chi l'ha detto che si sono tirati indietro? Detto che hanno cercato di resistere. Non è vero. No, io non ho detto hanno cercato di resistere, ho detto il Gela ha resistito fino alla fine del primo tempo, dopodiché è andata come è andata. Non è che cercato di resistere significa mettersi lì e dire siamo qua, fucilateci, quando sparate noi moriamo. Che significa? No, non è che devi travisare quello che ti ho detto. Io ti ho detto il Gela, nonostante i cocci che sono andati in campo, ha resistito per tutto il primo tempo, dopodiché è andata come è andata. Ma il primo tempo non ha resistito, il primo tempo il Gela è la squadra che ha fatto la partita, cioè quella che ha creato occasioni è stato il Gela nel primo tempo, forse ha resistito il Portici a non prendere il gol, non il Gela. Cioè, scusa, tu è diverso, il Gela se l'è giocato con i giocatori che aveva a disposizione il mister fino alla fine. E nel primo tempo, se c'era una squadra che doveva passare in vantaggio, quella sicuramente il Gela. Questo Gela decimato, che non è il vero Gela, non è sicuramente il Gela dei giocatori titolari. Lo sappiamo tutti. Poi attenzione, c'è anche da dire se questo non è il vero Gela o il Gela che si vuole vedere, che sono due cose abbastanza distinte e separate. Questo è il Gela, perché quelli che sono scesi in campo domenica fanno parte del Gela, sono il Gela. Sì. Poi magari non è il Gela che si vuole vedere,
che il Gela che si vuole vedere magari è composto da Gallon, Moico, Senza. No, questo non è il Gela, questo non è il Gela che è stato costruito per vincere il campionato o per fare un campionato d'avanguardia, Loris. Ma questo non è il Gela costruito per fare un campionato d'avanguardia. E poi quello è il Gela, allora, ci mancherebbe altro. Può darsi pure che se continuiamo così, fra qualche settimana giocheremo con i figli dei giocatori, sarà sempre il Gela, ci mancherebbe altro, ma non è il Gela che è stato costruito per fare un campionato di vertice. Poi, ripeto, ognuno pensi come vuole. No, anche perché no, i giovani senza giocatori di esperienza come Moico, senza Gallon, anche loro vanno in difficoltà. Un conto Marinale ha accanto Cosenza e Cuomo, un conto accanto altri compagni giovani come lui. E l'esperienza non si può inventare, l'esperienza del calcio non si può inventare. Chiudiamo le immagini, faccio quindi rivedere il calcio di rigore che di cui parlava Loris, il primo calcio di rigore, Raimondi che viene spinto, poi anche lui un po' cerca di sottolineare, alla fine Biondi è costretto a fare questo fallo per evitare che... Poi addirittura l'arbitro aveva detto che aveva fatto fallo Raimondi. Ah, Raimondi, no. Raimondi un po' lo sottolinea forse alla fine, però insomma... la via di mezzo, ma il fallo come di... altrimenti avrebbe dovuto esperlo, se era fallo di Raimondi dove era l'ultimo uomo, ma soprattutto non ha nemmeno ammonito Raimondi, ha ammonito Biondi, appunto, doveva espellerlo evidentemente. Noi ha detto che non avrebbe potuto riprendere la palla, il che significa che lo doveva ammonire. Eppure sul 2-0 con 8 under in campo che sono aumentati, poi il Gela ha avuto due palle gol per riaprire la partita, ne ha avuto addirittura due, tra poco li vedremo, contro un Bino entrambi. Chi è questo signore? Non lo sappiamo, chi è un dirigente. Questo è il tecnico del Portici. Si fa male dopo il calcio di rigore addirittura l'attaccante del Portici, l'autore del gol, Maggio, che poi esce e qua vedete il Gela ha diverse occasioni per riaprire la partita, non solo questa di Simone Brugaletta, questo non va dato giusto, ma guardate Trombino, due volte avrebbe dovuto riaprire, chissà, il calcio ovviamente sei mano non contro nulla, questa è la prima opportunità che magari non proprio calciata benissimo questa palla, e qua c'è un'altra opportunità clamorosa, forse ancora più clamorosa per poter, guardate, secondo me qua di testa poteva fare molto meglio Trombino, il portiere fuori addirittura travolge un suo compagno di squadra, e poi insomma siamo qui alla fine della partita, tra poco arriverà il calcio di rigore per un fallo presunto commesso da Giorgio Iannizzotto, ma insomma eravamo in pieno recupero, il Gela ormai sbilanciato, prova a riaprire la partita e quindi forse non è neanche questa l'occasione dell'ultimo gol. Qua c'è ancora un'opportunità per il Portici che però ovviamente gioca in scioltezza, molto tranquillo del 2-0. Credo che sia forse questo il calcio di rigore, sì, mi pare proprio di sì. Iannizzotto che non controlla benissimo e poi tocca secondo me il pallone, Randero va a prendere, ma l'arbitro è deciso, dice che è calcio di rigore. Guarda qua, avesse preso la palla, avesse preso l'uomo, arrivato a quel momento al 51esimo avrebbe dovuto fischiare la fine del tempo regolamentare. Ecco, diciamo che in questa fase della stagione forse non siamo fortunatissimi come direttori di gara, dopo aver visto quello con la Vibonese, diciamo, ci aspettavamo un direttore di gara. Ma tra l'altro mi pare che i tuoi amici di Portici non hanno montato probabilmente l'azione più importante della partita, credo. Non l'ho vista perché nel primo tempo credo che ci sia un fallo nettissimo di rigore per il Gela con una smanacciata in area di un giocatore del credo Montuori sia stato smanacciare con una palla tipo Bacher e l'arbitro Loris, sul primo tempo mi ricordo calciamo una punizione da destra messa in mezzo e su una spizzata di un difensore, se non mi ricordo male. Il difensore del Portici l'ha presa con la mano, ma è stato nettissimo, tanto che tutti quanti, me ne sono accorto io che ero praticamente a centrocampo che l'aveva presa con la mano. Ovviamente qui il guardalinee non aiuta l'arbitro, l'arbitro non aiuta il guardalinee, nessuno dà il rigore e passa tutto in secondo piano. E insomma diventa molto più complicato. Dobbiamo fermarci soltanto per pochissimi secondi, un minuto circa, e poi torniamo in studio con la seconda e ultima parte di El Bar Sport. Leggeremo altri messaggi, i nostri tifosi ci scrivono in tanti, ci chiedono un po' di tutto, ci chiedono il mercato. Ma ti voglio fare una domanda che mi fanno già subito, l'hanno fatta per te, anche se non c'entra con l'attualità, con il Gela, visto che Franco dice questo nel Gela. Ti chiedono... tu hai giocato con Lofaso, attaccante prima del Palermo. Sì. Ti chiedo se è veramente un giocatore di grande prospettiva. Sì, assolutamente sì. Perché lo conosco da quando siamo praticamente bambini e posso dire che è uno dei ragazzi più forti che abbiamo mai visto. Veramente bravo. Tra l'altro invece tu conosci tutti i ragazzi della prima del Palermo, conosci Mattia Retucci, Brasile, Belladonna, li conosci tutti questi tutti ragazzi. Tutti quanti, sì. Qualcuno potevi portare, poteva essere utile in questa fase, però non li lasciano. No, non li lasciano. Non è il procuratore di questi calciatori lui. No, sono ragazzi di Gela. Ma non è che li porto. Li conosci anche tu comunque, li conosci certo bene, li conosco. Anche tu. Mattia,
Sì, Brasile è anche bella donna. Mi piacerebbe vederli a Gela, ma gli auguro a tutti loro, così come Loris, di giocare in altri campionati, in altri palcoscenici. Una scuola calcio così importante, insomma, con quella crescita, è giusto che guardino altri tipi di campionati. Ci sentiamo e ci vediamo tra un minuto circa, non di più. Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da... Eccoci tornati in studio con la seconda parte di Bar Sport. Non abbiamo molto tempo, ma lo facciamo qualcosina, qualche gol ve lo facciamo vedere anche per spezzare un po' il ritmo. Soltanto alcuni gol, per esempio, ve li faccio vedere velocemente. Questa è una delle partite di ieri, credo che sia la gara dell'Ebolitana contro il Roccella, finita 2-0. I gol sono di Munar, vedremo solo i gol ovviamente, anche se questa è un'occasione per la formazione di casa. E poi di Landolfi, quindi tra poco vedremo i gol e poi vedremo anche la rete con cui la Vibonese ha vinto la partita sul campo dell'Igea Virtus. Credo che sia questo un gran bel gol, meritava di essere visto, un tiro di controbalzo al volo, un gol bellissimo da parte di Murar. Non è un bel gol questo, Franco? Sì, molto bello. Bello onestamente, eh? Sì. Di controbalzo. Ah, no, anzi, non è il controbalzo, è proprio al volo. Al volo, al volo. Un bellissimo gol da parte di Murar, c'è poco da dire. In Serie D quest'anno si vedono gol veramente molto belli. Qua ci sono per 7 giocatori dell'Ebolitana davanti alla porta, non capisco io cosa non abbia funzionato il Roccella, forse non lo so, boh, come è schierata la difesa. Ah, però la cosa più bella di questo gol è l'infortunio che il giocatore becca da un suo compagno di squadra. Ma anche ieri maggio però. Ma devi farle vedere per forza queste cose da circo, non lo so. Dico, noi abbiamo il nostro dramma interno e allora, tu devi per forza propinare queste cose. Andiamo allo stagno dal Contes, Franco, questi giocatori tu li conosci. No, ma quella non si è manco fatto male da solo, gli ha dato una pedata da dietro il compagno per festeggiare. Siamo passati a Barcellona. Siamo andati? A Barcellona. Questo è il gol. Allora salutiamo Sammy D'Amico. Sammy D'Amico, che è lui. Questo è il gol di Vacca che ha deciso. Porca Vacca, che gol questo. Guarda, eppure già Virtus ha avuto l'opportunità di pareggiare questa partita, perché a parte le occasioni della formazione ospite, guardate qua, c'è un fallo di Obodo, del capitano, sul numero 2 dell'Igea Virtus, non mi ricordo chi è onestamente, il calcio di rigore mi pare sia netto, sono arbitri che li vedono i calci di rigore, Gela invece non li vedono, e qua c'è la doppia parata del portiere della Vibonese, quindi anche il portiere fa parte di una squadra, e quindi ha deciso questa partita, mi pare, no Franco? Mi pare che... Sì, direi strana questa cosa che hai detto, però effettivamente da queste immagini si evince proprio questo. È vero? Sì, strano ma è così. Insomma è stato determinante in questa gara, diciamolo pure, ecco, questo volevo sottolineare. E queste sono le immagini che riguardano questa partita. La classifica, dobbiamo considerarla ancora una classifica che consente a chiunque di sperare, lo dico a Loris, anche a Franco e a Chiara. Beh, a chiunque proprio no, però... Io parlo dal Gelenzo ovviamente. Certo. Sì, secondo me sì. Per 12 punti però sono tanti. Sono tanti, sono molti, però... Però io mi fido sempre del Gela che ha vinto a Troina, mi dispiace, io non considero il Gela che ha giocato col Portici, in casa con la Vibonese, col Palazzo, cioè il Gela decimato delle ultime partite per me non ha praticamente purtroppo una valutazione semiseria, non seria. Il Gela di Troina è una squadra che secondo me può anche recuperargli i punti al Troina, ammesso che il Troina, voglio dire, perdendo a Gela vinca le altre e quindi il discorso comunque si chiude lo stesso, ma siccome ho già detto che scommetto che il Torino non potrà durare 34 partite con questo ritmo, prima o poi dovrà rallentare, se rallenta il Troina e le altre. Il problema non è tanto il Troina, Fabrizio. Il problema è che tu devi sperare che non vengano sempre la Nocerina, la Cireala, la Vibonese, la Vibonese, perché tu avrai davanti 7 squadre, non è che il problema è, tu dici, vabbè, ma sai, noi tutto sommato siamo sempre lì, ma siamo sempre lì con 7 squadre davanti, quindi devi augurarti che il Troina prenda il freno a mano e lo metta in maniera decisa. Ma poi devono anche rallentare le altre che stai, cioè davanti, dice, sì, ma sono solo 4 punti, ho capito. Il solito sinistro! Devi sperare che tutte le altre, che sono, ripeto, tante, debbano tutte contemporaneamente rallentare. Il Gela se torna a essere il Gela, quello di cui avrei voluto parlare, secondo me non è improbabile o impossibile che possa recuperare. Che non c'è in questo momento, quindi non possiamo manco parlare del Troina, dell'Ercolanese e della Vibonese. E come pensavamo, la Vibonese è rientrata prepotentemente in zona playoff, ma insomma l'avevamo un po' previsto da tempo, no Franco? Alla fine del ciclo, dico anche a Chiara. Una squadra che è stata costruita, cioè quegli stessi giocatori dovevano fare la Serie C. Di cosa dobbiamo parlare?
era più che prevedibile. Te l'ha spiegato benissimo anche Nevio Orlandi perché hanno avuto queste difficoltà all'inizio, perché loro avevano una squadra per la Serie C, dove in Serie C non ci sono obbligo di under, poi si sono ritrovati in Serie D e hanno dovuto a metà settembre andare a prendere 7 under, 8 under, hanno trovato quello che c'era sul mercato a metà settembre e chiaramente gli under gli hanno un po' condizionato la prima parte di stagione. Ora che però anche gli under si stanno reggimentando con il resto della squadra, difficilmente ce ne sarà per molti. Chiedo anche a Loris, io l'ho giudicata così, chiedo anche a Loris, che abbiamo visto ormai tutte le formazioni più forti di questo campionato, forse manca la Cireale ancora tra quelle che sono lì in alto. Mi pare che forse la Vibonese ha veramente la squadra dal punto di vista tecnico forse più elevato, anche se la Nocerina sembra una squadra un po' più aggressiva, più rabbiosa. Ma senza dubbio la Vibonese è un'ottima squadra, completa sotto ogni reparto. Però cioè, anche durante la partita Gela-Vibonese, ricordiamo che il Gela era in vantaggio e la Vibonese è vero che ha fatto il gioco, ma ricordiamo sempre che abbiamo giocato per più di un tempo con un uomo in meno. Io diffido dal pensare che se avessimo giocato 11 contro 11 quella partita l'avremmo pareggiata, che ricordo che è stato un pareggio avvenuto al 96esimo su punizione. Peraltro su un'azione dove noi subiamo un fallo con Dorato, dove tu respingi con la schiena e ti fanno ripetere la punizione. Esattamente. Purtroppo sono dei brutti episodi che capitano a noi, però ci condizionano la partita. Ripeto, diffido anche dal pensare che il Gela non abbia un'identità, perché se noi dovessimo pensare al fatto che abbiamo giocato in 10 per un tempo intero, il Gela questa identità ce l'ha. Peraltro un tempo interminabile, 45 più 8. 13 minuti, credo sia quasi 50, un record. È durato 53 minuti il secondo tempo e nel primo ha dato 6 minuti. Male, se non mi ricordo male, la punizione è venuta anche fuori il tempo regolamentare. No, il 94esimo. La punizione era 94esimo. No, ma se ribattuto e tutto. Ma se consideri che il primo tempo ha dato 6 minuti di recupero e Buonanno è stato espulso al primo minuto di recupero, quindi è durato 5 minuti ancora il primo tempo, più 53 minuti la ripresa, praticamente abbiamo giocato con uno in meno, non un tempo, ma un tempo e mezzo, perché sono durati 60 minuti in realtà, i minuti dopo l'espulsione di Buonanno. Intanto vi avete notato sicuramente il gol di Diop che ha deciso la sfida con la San Cataldese, anche se il grosso del lavoro l'ha fatto l'esterno del Troina, poi insomma Diop l'ha soltanto appoggiato il pallone in rete. E la Cireale Franco, una Cireale che invece continua a sorprendere, lo dico anche Chiara, senza società, senza soldi, in difficoltà, tre giocatori vanno via, il più importante rimane comunque Testardi, ci mancherebbe altro, però anche ieri a Pacheco ha vinto, soffrendo ma ha vinto. A me non meraviglia più di tanto, io ti ho raccontato una volta e tu dovresti ricordarlo che c'è stata una squadra siciliana qualche anno fa che in Serie C1 ha fatto la finale dei playoff senza una società per tutto il girone di ritorno. Siracusa. Quindi i giocatori giocano quando stanno bene, anche perché dopodomani si apre la finestra invernale. Tu pensi che i giocatori della Cireale, se continua a permanere la crisi societaria, non hanno voglia di trovarsi una squadra importante? E come te la vuoi trovare una squadra importante se non rendi bene in campo? Mica perché lo Spirito Santo ti vuole bene e ti chiama a giocare in Serie C. È chiaro che i giocatori della Cireale, nonostante non ci sia la società, fanno i professionisti e lo fanno bene, tra l'altro. È chiaro che non stanno psicologicamente al meglio delle loro condizioni, non avendo una società, però loro devono pensare al loro futuro e per poterselo costruire debbono giocare bene e fare il massimo. Quindi complimenti alla Cireale, però non mi stupisce più di tanto che senza società stiano facendo bene. Invece vi faccio vedere soltanto le immagini della ripresa di un'altra partita. Secondo me qua qualche tifoso del Gela avrà goduto nel sapere che il Palazzolo è stato raggiunto a tempo scaduto, no? Ci consola poco forse dopo ieri. Io il Marco Comune Mezzo Gaudio non mi è mai entusiasmato, però se ci può servire va bene. Era passato per primo in vantaggio la formazione di Giuseppe Strano, poi si è fatta riprendere in pieno recupero, però questo è il calcio di rigore concesso al Palazzolo, il fallo comunque mi sembra abbastanza netto, anche se protesta moltissimo il capitano della formazione dell'Ercolanese, e il calcio rigore poi trasformato. La notizia di Palazzolo non è il pareggio arrivato a tempo scaduto. Filicetti. Non è il pareggio arrivato dell'Ercolanese a tempo scaduto. La notizia dell'Ercolanese e del Palazzolo è che a fine partita il presidente Butrufo ha annunciato che vuole andare via da Palazzolo. Però lo ha fatto Franco con un comunicato di una signorilità che è veramente disarmante. Ha detto: io volevo aiutare questa tifoseria, questa piazza, però evidentemente non sono capito. Obiettivamente arrivare allo stadio e vederlo vuoto
un po' non incoraggia chi spende dei soldi e chi investe nel calcio, e credo che abbia ragione, no? Assolutamente. Poi trovare un dirigente che ha disponibilità economica in Serie D in altre piazze più calorose diventa, ecco, questo è il gol del pareggio. Chi ha segnato secondo te nel Colanese? Luazmi. Chi sa, segna sempre lui. Segna sempre lui. Gol del... segnato contro di noi, ha segnato pure Luazmi? No, noi abbiamo giocato a Ercolano e ha segnato. Ci ha segnato pure, vero, Loris e Luazmi a Ercolano? Io quella partita, se non mi ricordo male, ero squalificato. Sì, ci ha segnato lui comunque. Se non mi ricordo male, 3-1, sì. Sì, lui sì. Ci ha segnato. Dico questo, Franco, c'è chi piange come cereale senza società, c'è chi ha una società solida e invece non ha il Va al campo. E a Gela a che punto siamo? A metà strada? Diciamo che siamo in una via di mezzo, effettivamente, che però bisogna anche lì decidere quale delle due prendere strada, perché se la città non si stringe e non dimostra affetto e non dimostra vicinanza e non dimostra un certo tipo, diciamo, di trasporto, io non so che tipo di mentalità porteranno avanti Mendola. L'ho detto la settimana scorsa, non aiuta nessuno, per esempio, il fatto che ogni piesso spinto decidano di fare comunicati nei quali dicono che vogliono riportare la squadra al comune. Io capisco che la strategia è una strategia che intende, come dire, scrollare da un certo torpore, se questo c'è, l'amministrazione comunale, però a proposito di, parlavi prima di inesperienza della società, no? A proposito del fatto dei tanti infortuni e dei tanti assenti. Anche lì la società deve capire che se vuoi costruire un rapporto duraturo con la città, con i tifosi, con i sostenitori, devi creare certezze, devi creare basi forti. Se continui a ogni piezo spinto a dire che te ne vai, che lasci, che abbandoni, che porti al comune, che porti al sindaco, dai la stura e presti il fianco a chi ha sempre una scusa, anche la più banale, per non venire allo stadio. Però Franco, se le notizie che abbiamo percepito anche noi in questi giorni, ma credo anche tu da buon cronista, sono vere, cioè che la società vuol prendere quello che serve sul mercato di dicembre, questo però è un segnale positivo di una dirigenza che c'è, che ci vuole essere, altrimenti parliamo già di giocatori. Ascolta, anche tu lui hai avuto ospite diverse settimane fa, il presidente Mendola. Il presidente Mendola, da un punto di vista, diciamo così, delle potenzialità, non ha mai lasciato dubbi alcuno, perché ha dichiarato che lui è capace di portarsi questa squadra in Serie B, e quindi è chiaro che se uno ha in mente un obiettivo così prestigioso, non è che lo può spaventare il rafforzare nel mercato invernale la squadra. Non è questo il punto. Quindi io credo che lui, se la volontà è quella, ha le capacità per affrontarlo, un mercato di riparazione importante. Io torno a dire che secondo me il Gela dovremmo vederlo all'opera al completo prima di capire se ha bisogno di rinforzi. Però Franco, vederlo al completo non sarà facile. Non credo che Bonaffini rientrerà a brevissimo. Mattia Gallone a brevissimo e anche Alma a brevissimo. Ma quello non tocca, ecco, non tocca a noi stabilire i tempi, perché tra l'altro lì il problema appunto è stato che quando i tempi sono stati stabiliti e clinicamente, lo diceva prima Loris, i giocatori sono tornati integri al 100%, anche la tabella di marcia stabilita da un punto di vista temporale non è servita a nulla. Abbiamo notizie degli infortunati. Intanto domenica almeno i tre squalificati stanno bene, no Loris? Una nota lieta. I tre squalificati stanno bene, vero? Salvo imprevisti questa settimana. Perché non ormai giocherà. È diventata una tradizione che la partitella del giovedì si trasforma in uno psicodramma, quindi salvo tu imprevisti. Tu eri presente giovedì scorso, quando venerdì, hai visto venerdì. Salvo imprevisti, dovrebbero ritornare Moi, Bonanno e Cosenza. Già questa è una nota. Cioè venerdì abbiamo visto la partitella insieme con Chiara. Sì. Praticamente è stato una sorta di via crucis, perché hanno cominciato in 18. Venerdì, effettivamente, di venerdì. Di venerdì. Hanno cominciato in 18 e via via praticamente si andava sgranando il gruppo, perché ogni due minuti ne usciva uno e ne usciva uno zoppicando, una volta Cuomo, una volta Brugaletta. Cioè con Chiara a un certo punto ci siamo chiesti, ma scusa, Cuomo non c'è più, Brugaletta nemmeno e quell'altro neppure. Cioè praticamente se ne andavano via via uno alla volta, perché ognuno di loro aveva problemi muscolari. Anche se Loris non è la persona adatta, chi dei compagni secondo te ha infortuni lievi che potrebbe insomma recuperare entro questa settimana, secondo te? Non sei un medico, io lo dico magari parlando col compagno, dice no guarda ce la faccio. Per esperienze dice, meglio che non parlare. Passando, no, meglio non parlare. Sono tutti da... Non diamo false speranze. Tutto il ferro possibile e immaginabile, tocchiamolo. Sì. Quello è plastica comunque. Ci deve essere. No, io semmai sono preoccupato, anzi chiedo proprio a Loris, perché la vera domanda è Cuomo come sta. Perché è lui che mi preoccupa, uno che esce dopo 24-25 minuti perché risente del problema muscolare.
Ma io in questi giorni, cioè tra ieri e oggi, ancora non ho sentito Marco, anche se dopo la partita gli ho chiesto come potesse stare, mi ha detto che cercherà di riprendersi al più presto perché lui ci tiene a fare bene per questa squadra, l'ha sempre detto e lo ha sempre dimostrato. E speriamo si riprenda nel più breve tempo possibile senza che ci siano intoppi nel cammino. Allora, io fossi il presidente del Gela... Non lo so. Nella mercata, non lo so, ma se io fossi il presidente del Genoa, nel mercato di dicembre, per esempio, a Brugaletta e a Cuomo non li toglierei nemmeno sotto tortura, li lascerei in questa squadra perché sono quei due che ieri hanno veramente messo a repentaglio il loro futuro prossimo, quest'anno sicuramente, rischiando veramente in maniera incredibile per il bene del Gela. Io questi due giocatori, per quello che hanno fatto ieri, per quello che hanno dimostrato, per l'attaccamento alla maglia che hanno dimostrato ieri, io questi due non li darei via, giocare, non per nessuna chiaro, ragione al mondo, giocare. Senza nulla togliere tutti gli altri, ma Brugaletta e Cuomo, quelli per l'attaccamento alla maglia stanno lì e non si muovono. Hanno fatto una gara di rifinitura forse sabato mattina, vero? Hanno fatto la rifinitura, non l'hanno fatta neanche Cuomo e Brugaletta, la rifinitura, l'hanno fatta. Sì, l'hanno fatta con la squadra. Io sentivo con Giovanni Martello, con altri dicevano sì, sono a parte, infiltrazione. Poi comunque Fabrizio in condizione normale non dovevano nemmeno partire, ma non il rischio se giocare, sì, il dubbio se stare in banchina, dovevano stare a Gela a curarsi. Guarda, per quanto riguarda l'attaccamento alla maglia, non c'è dubbio su nessuno, credo. Penso proprio di sì, che non ci sia assolutamente nessun dubbio. E per quanto mi riguarda, non penso ci sia da mettere mano sulla rosa, mettere in discussione la presenza di qualcuno, no, ma non credo. Meno di provare a dare un come posso dire, provare a sconvolgere. Su questo siamo d'accordo, questa Loris, a differenza di chi pensa che questa è una squadra che ha bisogno di chissà quanti e tali ritocchi. Non è soltanto da pensare come Cuomo e Brugaletta che non devono essere toccati, ma personalmente secondo me non c'è alcun bisogno di né di toccare né di aggiungere. Come avete detto voi, questa squadra è da vedere al completo e soprattutto ricordo che mancano ancora 20 partite, il che significa che abbiamo abbastanza tempo e soprattutto abbastanza chance per cercare di scacciare via questo periodo nero, perché alla fine, come hai detto tu, 7 squadre davanti, ma il massimo punteggio è 4 punti. Poi il Troina sta facendo per adesso un campionato a parte, ma diffido, non potrà durare difido dal la fatto stagione. Che possa durare. Lo diciamo sempre, però non si ferma lo stesso. Infatti non diciamolo più. Sapete con chi gioca domenica il Troina? Si fermeranno alla seconda di ritorno, te lo dico io. Sapete con chi gioca domenica il Troina? Col Pacheco. Lo so che il calcio, il pallone è rotondo, però voglio dire, i valori in campo alla fine credo che emergano sul campo del Troina. Invece il Gela gioca a Cittanova, squadra un po' strana questa, perché gioca un bel calcio, fa grandi risultati, ma anche ogni tanto cade in partite indecifrabili, incomprensibili. Quindi è una squadra che forse non riusciamo a giudicare e inquadrare bene, no Chiara? Beh sì, ma tanti ex giocatori della Palmese, tra l'altro, buoni sì, giocatori. Beh, in questo 14 partite, ha fatto un campionato altalenante, come dici tu non si capisce bene qual è il gioco della cittanovese, se perché perde, vince, pareggia, cioè non riesce ad avere continuità nei risultati, è una squadra abbastanza insolita, così come lo è il Portici, attenzione, io credo che Portici e Cittanovese si somiglino come squadra. Forse secondo me la Cittanovese sì, è più forte, sì, molto si più somiglino. Forte. Ieri, più forte, ieri la Nocerina, è vero che ieri la Nocerina ha faticato comunque a vincere contro il 74esimo sul calcio di rigore. Sì, 74esimo, è sicuramente una squadra insidiosa, sarà rognosa, però io confido nel Gela perché i giocatori di ieri che hanno giocato contro il Portici si sono ben comportati, con l'ingresso di Moi, Cosenza e Bonanno, che sono giocatori fondamentali nei vari reparti, Moi in difesa, Cosenza a centrocampo e Bonanno in attacco, possono sicuramente aumentare il valore della squadra, io ne sono pienamente convinta, cioè sono tre innesti che possono veramente cambiare la situazione della squadra, cambiare anche l'esito delle partite, io ne sono pienamente convinta. Anche con tutti gli infortunati che ci sono e che si trascineranno anche per la prossima settimana. Però non bisogna sempre guardare chi manca, bisogna guardare andando chi c'è che deve dare il massimo. Franco, sulla Cittanovese? Io non mi preoccupo dell'avversario, Fabrizio. Io ma delle condizioni del Gela. Mi chiedo con quale formazione scende in campo il Gela, dopodiché se il Gela fa il Gela ed è il Gela,
se la gioca con tutti, se la gioca con tutti, come se l'è giocata con la Vibonese alla grande, come se l'è giocata con la Nocerina, anche con altre squadre. Certo, manca ancora un mese al giorno di ritorno, Franco, a quella gara con il Troina, c'è ancora tanta strada da fare. E quindi per un mese il Troina potrà ancora fare la voce grossa. La voce grossa, però Beppe Pagano, insomma, sta sorprendendo veramente. Una piccola oasi felice, sì, ecco, devo dire, sì, ha creato praticamente una squadra a sua immagine e somiglianza. Sono stati bravi a trovare questi. Non a caso qualcuno ha scritto affamati. Che ricorda il Paternò dove giocava lui, quella squadra che fu un ruolo compressore e vinse il campionato. Ricorda forse proprio quella squadra che giocava anche un. Sì, te l'ho detto, fa il Ferguson della situazione, sceglie i giocatori, li gestisce dentro e fuori dal campo. Lui è di Troina e quindi tra l'altro ha anche trovato a ogni giocatore la sistemazione, diciamo, da un punto di vista logistico. Cioè è praticamente un piccolo Ferguson, veramente. È veramente così, cioè il presidente gli ha affidato in toto la gestione della squadra. Mi dicevano a Troina che lui praticamente porta persino il pulmino quando vanno in trasferta, quindi è praticamente una sorta di Nello spareggio col Gela, già c'era già lui in promozione. È proprio così. E quindi è chiaramente un ragazzo che, avendo fatto calcio anche ad ottimi livelli, riesce anche un gran bel giocatore. Anche un modo, diciamo, da un punto di vista della personalità che si fa sentire e guida in maniera proprio decisa la squadra, per cui. E poi hanno avuto, ripeto, la bravura, la fortuna di trovare questi giocatori, quelli lì. Faccio una domanda secca, anche se siamo in chiusura. Perché Pippo Romano non è entrato nel cuore dei tifosi come allenatore? Ma guarda, poco fa Chiara ha letto un messaggio, che è un messaggio sibillino, ma che purtroppo è un po' diventato il leitmotiv del perché a Gela lui non entra nel cuore dei tifosi. Non lo considerano un vincente. Mi pare che era scritto così, sì, se esatto, non sbaglio, sì, il messaggio, sì, che sì, detto, sì. Chiara. Sì, è così. Sta passando questo messaggio, Fabrizio, purtroppo. È un messaggio che a me spiace che passi, perché Pippetto l'abbiamo conosciuto sia io che te come giocatore ed era un vincente, non era assolutamente un perdente. Non è uno che si accontentava, non assolutamente. Non era uno che si accontentava del pareggio e non si accontentava. No, andò via da Gela a 29 anni e vinse altri 3 campionati, mi pare. 3-4. Andò a vincerne almeno 2 sicuro a Messina, non so se ne vinse a più di 2, però almeno 2 li ha vinti a Messina dopo che andò da Gela, quando a Gela lo davano per finito. Sì, esatto. Quindi non credo che sia un perdente né come giocatore né come allenatore né come uomo, però mi spiace dire che questo suo approccio un po' flemmatico, un po' troppo, diciamo, diplomatico forse, così, ma troppo profilo signore, basso, ecco, troppo signore. Profilo basso forse, ecco, viene però scambiato per chi, essere, dico a chi lo continua a contestare, ieri, anche ieri dopo la sconfitta qualcuno l'ha attaccato, visto sui social addirittura, no, questo non lo sapevo, non ci ho fatto c'è caso, c'è persino questo coraggio, diciamo, di prendersela col mister dopo aver perso una partita in quelle condizioni. Io dico che tutti gli allenatori, tutti, dico nessuno escluso, sono sempre in discussione. Amo dire una frase che spesso ci diceva Totò Bruccoleri: l'allenatore è un uomo con la valigia sempre in mano. Un uomo solo con la valigia sempre in mano. Allora, però valutiamolo quando questo allenatore potrà allenare una squadra, la sua squadra, in condizioni normali. Se anche lì i risultati non dovessero dargli ragione, discutiamone, parliamone, però ora francamente dai. Lo abbiamo sempre detto da questa emittente più volte, detto, Romano va giudicato 3-4 partite, la squadra quasi al completo. Vedo, ti devo dire, una cattiveria un po' sopra le righe nei suoi confronti da un parte po di alcuni critici, un po' di ipercritici, sì, ma non so se pregiudizio o cos'altro, ma è una cosa che si porta sin da quando lo hanno scelto, non è che hanno dovuto aspettare che facesse non bene in campionato. Il Gela ha perso le ultime 2 partite nelle ultime settimane, è stato dopo 12 giornate lui ha perso solo ad Ercolano, sì. Voglio dire, è stata la squadra che per 12 giornate insieme al Troina ha tenuto il ritmo più alto, lo hai detto prima tu, nonostante le 1000 traversie di quest'ultimo mese è sempre lì attaccata al treno dei playoff. Cioè, cosa gli vuoi rimproverare a Romano? Cosa? Appunto. Francamente la domanda è: cosa rimproverare oggi a Romano in queste condizioni? Ci lasciamo. Lori, grazie di essere venuto e ovviamente ti chiedo, lo spirito è sempre quello, però non è che i ragazzi sarete credo un po' tristi, ma credo anche tra virgolette incazzati nella voglia di reagire. Ma quello sicuramente. Purtroppo queste sconfitte portano un po' di tristezza, però è giusto che questa tristezza venga convertita nel giusto modo e
venga soprattutto convertita in rabbia agonistica per le prossime partite, questo è sicuro. Comunque Franco, Chiara, la personalità c'è, la personalità di Loris. Assolutamente, Loris, non lo vedo, ma oggi devo dire che vi aspettate di trovare un ragazzo timido, cosa invece? No, perché in campo quando entra non mi pare proprio un ragazzo non è timido. Non mi pare per timido. Qui non mi meraviglia più tanto, però, non mi pare timido. Sono convinto che è uno di quelli che se prende coscienza totalmente dei suoi mezzi, che sono secondo me enormi sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto tecnico, che lui a centrocampo praticamente ha una stazza che sovrasta tutti, quindi se lui prende coscienza veramente, io non so se tra i tanti allenatori che ha avuto prima di iniziare la trasmissione mi sono fatto un po' raccontare velocemente la sua carriera sin da ragazzino, e lui ha bisogno di qualcuno però che gli tiri fuori proprio quello che è il suo bagaglio tecnico, che è notevole, e ha questa fisicità che secondo me finora non ha mai messo a costrutto in maniera positiva. Cioè, lui a centrocampo deve dominare col fisico che ha, cioè lui è praticamente quello che a centrocampo secondo me deve fare davvero l'uomo faro del centrocampo, perché ha il fisico, ha pure i piedi buoni. E una cosa che gli consiglio di fare, anche qui sommessamente, ha una bella castagna, la usa molto poco. Quello è vero, quella è una cosa su cui ragione. Lui deve provare a tirare più spesso, quello perché sì. Ha un gran bel tiro, ha un gran bel piede, tra l'altro vede la porta anche in maniera molto incisiva, e non tutti i centrocampisti ce l'hanno questa visione della porta. Lui ce l'ha, quindi secondo me, visto l'età, visto le capacità e visto le potenzialità, lui ha tantissimo da dare ancora e da crescere. Ma il tuo ruolo è giusto, quello che abbiamo visto sin qui? Sì. È giusto. Non sei una mezzala offensiva, un esterno, centrocampo, no, è quello. È quello. Sì, vabbè, bisogna anche di tempo, anche Loris è stato fuori per parecchio tempo, quindi bisogna anche dargli del tempo. Ma perché parecchio tempo? Quanto tempo sei stato fuori? Non mi ricordo. 3 giornate per squalifica dopo Messina. Ah, non per l'infortunio, qualche ciacchetto vario, ecco, inciso pure quello. Che è successo? Ricominciamo la trasmissione, evitiamo di andare a mangiare e poi ricominciamo. Influenza muscolare. In quel periodo c'era un influenza muscolare, si chiama. Franco, per punizione stasera dovrai riguardarti i porti Gigella per intera. No, guarda, preferisco vivere. Va bene. Grazie Loris Marinale per la tua presenza e disponibilità. Grazie, in bocca al lupo per domenica. Picchia, tira in porta, hai ragione Franco, se Roma ti schiererà ovviamente, dipenderà ovviamente. Grazie Chiara. Grazie a te Fabrizio, buona serata. E grazie al collega Franco Gallo. Grazie a voi, buona serata. Intanto sui social stanno litigando i tifosi del Gela, della Cirea, della Virtus, mentre noi parliamo, loro tra di loro litigano, parlano di altre l'importante cose. L'importante è che si litighi sempre nella civiltà. Ovviamente. Grazie a tutti, buona serata con Bar Sport. A domenica prossima, anzi lunedì prossimo. Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da